Tu e lì. Now, una caratteristica del Karmit. A features about Karmit. Impugnato in questa maniera. That you use in this way. E che posso farlo allungare, quindi andare a recuperare la distanza per andare a prendere l'avversario. In this case you cover your distance from your opponent. E tutto quello che abbiamo fatto finora, all things that you see now, loro lo devono fare. You have to try con tutte le impugnature, quindi con questa impugnatura. You have to try or movement in several use about Karmit. Impugnatura in this way. Questo. In this other way. And in this way. With finger and without finger. Bisogna allenarlo in tutte le impugnature. And you have to learn the use of Karmit in the all use. Adesso andiamo a vedere with and without finger. Come creare il twirly. Now we will see the twirly with Karmit. Okay. Il twirly può avere può essere usato per diverse cose. The twirly uses the twirly in several ways. In this way with an opponent per andare a recuperare uno spazio, una allungare di più e arrivare. In this case you cover the distance from your opponent o per ripassare, ok, quando come se voglio ritornare, ok. Perché or in this case when you start in a movement and when you cross the opponent you return with a cutting line. Quello che è importante nel twirly è l'impugnatura quando si allunga l'arma. In this case the most important thing is the use about the finger into circle of Karmit. Deve essere gestita. You have to handle the use of Karmit. Deve vibrare. There isn't a vibration about Karmit. Il pollice va a devo fare forza tra questo dito e il pollice per tenere l'arma in maniera tale che non vibri. You have to use your fingers in this way. So in this case you don't have any vibration about your carabin. Se no, quando è qua, quando va. Excuse me, sir. Sì. I'm not sure we have been held in this knuckle or in this knuckle. In which one? This knuckle or this knuckle? Qua. You have to use in the middle part of your finger, the upper part of your finger. Qua lo blocca troppo. Quando impugno le armi non devono essere troppo rigide, l'impugnatura non deve essere troppo rigida, non mi dà mobilità. In that case you don't have any movement. Deve rimanere, non inserisco e chiudo, e questo è tra queste due parti. Non. Okay. You use the karambit in this way. In this way you have some movement that you can use with Karmit. Da questo viene anche usato per strappare. Perché? Yeah. Use the Karmit also to pull your opponent. Se l'arma è debole, quando vado a tirare non si
muove e non riesco a tirare. In the other case you have a wrong movement about karambit, so you don't use the force about your karambit. Devo avere una buona presa. You have to take a good movement about karambit. Quindi la rotazione, the rotation about karambit, è dato dal lancio con il palmo. Aprendo il palmo, spingendo. You open your palm. You push your palm to use the karambit in the right way. Non devo farlo ruotare solo con la cinetica, cioè solo. Ma devo aprire. You open your hand and use your palm to move the karambit. È un impulso che apro e chiudo. Open and close your hand. Per allenare la presa, chiudo bene. Close your karambit into your hand. E alleno. And learn to pull the opponent or other, in this case, the seat. Pull the opponent, pull the seat or other things. Push the seat in this case. Spingo. Push and pull. Okay. This case the seat, in this case the opponent. Pull and push the opponent for arm. Se l'arma non ha una buona presa, si muove troppo. If you don't have any grip with your karambit, you don't push your opponent. Learn to see a correct grip with your karambit. And try to pull and push your opponent. Ok. Quindi come se poi il lancio va fatto non da fermo. Ma o recupero, cioè quindi lancio il braccio in avanti. Ok, the forward, the forearm. Blocco e poi block it, torno and indietro. Pull your arm. Tipo uno yo-yo. Like a yo-yo. Push and pull your arm. Devono fare il movimento e controllare che l'inquinatura sia giusta. The correct movement is to have a correct grip with your karambit. E poi richiamo. And then pull your arm. Nella distensione del braccio faccio girare. When you push your arm, rotate it. Nel richiamo faccio ruotare dall'altra parte. In the first way you rotate the karambit in this way. When you pull your arm, tutto il corpo. And use your torso to move the arm and the karambit. Use torso. Anche questo inizio da fermo. So start in this way. In piedi. In the other way. E poi parto da fermo. Faccio il passo in avanti. You start with the right foot and push your arm
forward. In this way. Sia da una parte. With the right hand. Ok. Mani. This is an example with an opponent. Nella. In this case you push your arm forward. And then you will be a step. Posso against mettere, your opponent. Metto davanti a me un punto di riferimento, noi usiamo, adesso io uso lui, ma noi usiamo a mettere un bastone. You can use a long stick to learn this movement. E nell'avanzare faccio il piede, non va fatto prima o quando atterro, ma nel movimento. And when you go forward, you use a twirly. In this case, you go forward into your opponent and use the twirly. Allora, posso distendere e richiamare. Push and pull your arm. O avanzare. Or push and pull your arm in the movement forward. Push and pull arm and move your right foot forward. Okay. Adesso quello che abbiamo fatto. Oh, now after this, after uses the twirly, lo posso riportare sulle linee di attacco. I can use the twirly in the cutting line, the asterisk cutting line. In this example, from right shoulder to left hip. Quindi, or neck. Uno. Or the second cutting line. Oh. And in horizontal cutting line. Il lavoro della mano opposta è sempre uguale. In questo caso l'arma è sempre davanti. In this case you use the hand with weapon forward to the other end. Poi posso lavorare creando, lavorando un po' senza twirly. In this example you can use the carabine in a cut banner. E ogni tanto cambiare and in the same movement you can use twirly rispettando le linee. Remember the cutting line when you use it. Poi lo posso abbinare al movimento dei passi. And now you use this cutting line with footwork. With right and left steps. In this example you use the karambit without twirly and with twirly. Quindi allenerò solo i tagli senza twirly. So in this case I learned to use the karambit without twirly. Poi allenerò solo il twirly.
And then I will learn to use Karambit only with Twirly. Poi vado a montare sui linee di taglio i Twirly. And at the end I will use the Karambit with Twirly in the cutting line. Poi vado a mischiare le linee di taglio senza fare Twirly e ogni tanto inserire il Twirly. And at the end you can use the cutting line with and without Twirly. Poi il Twirly può avere due direzioni, sopra, dove passa sopra. And in this case, quella che abbiamo visto adesso, I have two directions for the carabin, upper line or lower line. Sopra, quello che abbiamo visto adesso, uppercase, sotto o lowercase. Per farlo sotto lascio cadere l'arma, in this case mantenendo il controllo qua. I remember to take the control in the circle of Karambit. E poi chiudo con l'altra sotto. And then I close the hand with other finger. La differenza, in this case, for example, è quando devo andare a agganciare sotto. In this case, when I would like to take my opponent, il movimento parte da sotto. The movement is in the lower way. Perché se passa da sopra non posso. In the wrong way, I don't pull my opponent. Stendo il braccio, gli agganci, vada sotto. So, in this case, if I want to pull my opponent, i tagli sopra. If I want to cut my opponent, I have to use the upper case, upper line. Taglio. In this case, I cut my opponent. Aggancio. In this case I pull my opponent. Quindi l'aggancio, l'arma passa da sotto per poter agganciare. In this case when I want to pull my opponent, I to use a lower line of carabin. Da sopra taglio. In the upper case I cut my opponent. Da sotto aggancio. In the lower case I pull my opponent. Taglio. This is a cut line. Aggancio. In this case I pull my opponent. Ok. Passa da sotto. Passa da sopra. In the lower case I pull my opponent. In the upper case I cut my opponent. Tutte le volte che voglio agganciare con questa la parte interna, quando lo voglio lavorare con la parte interna. If I want to catch my opponent in the internal part, quando voglio lavorare con la parte esterna. When I want to catch the external part of Karambit, passa la sopra. In the lower, in the upper case. Interna. Internal part, lower movement. Esterna. External part, upper movement. E poi ho la punta. The point of Karambit, I can use the point of Karambit to punch my opponent. Ok, quindi posso lavorare con l'interno della lama. So, you can use the Karambit in three ways. The internal part or external part and the point of Karambit. Or with the circle of Karambit. Ok. To hit my opponent. Quindi, lavoro di punta. So, in this case, the point of Karambit, I hit my opponent. With several angles. Lavoro di taglio. So in this case esterno. I use the
cutting line in the external way. In this case I pull my opponent e creo delle combinazioni. And then I can create several movements. Twirly in passando da sopra. Twirly in the upper case. Taglio esterno. And with the external cutting line. Punta. Point of carabit. Ok. In this example. Le linee. In this example I will use the asterisk cutting line to use the twirly and the point of carabin. Taglio, punta. I can cut my opponent and I use the point of carabin. In this example I use the asterisk cutting line and I hit my opponent with the point of carabit. E poi lo uso camminando. Oh, now you're walking with your movement with carabit. Dove faccio? With point of carabit. Punta. With the external part of carabin and point of carabin. Taglio. In this case I cut my opponent. Punta. And then I use the point of carabin to hit my opponent. Taglio. In this case I cut. Punta. And hit my opponent with the point of carabin. So we have two movements. Cut my opponent and hit my opponent with point of carabin. So now there is a block of my opponent. In this case we will see the block of opponent for the first movement about the cut, but in the second movement I hit my opponent with the point of carabin. Posso ragionare. Taglio, punta. I can use the cutting movement and the point of carabin movement. Punta, taglio. Or I can use the point of carabin to hit my opponent and at the end I can cut my opponent. In this case my opponent blocked my first movement. Quindi creo delle piccole sequenze di taglio, punta. And in this case you can use several sequences about cut. Basandomi sulle linee di taglio. Cut and use point of carabin with the cutting line of asterisk. Oppure punta, taglio. Punta, point of carabin and cutting punta, line. Taglio, punta, taglio. Poi le porto a tre. So, movimenti. Now we will see three movements. Dove far le alterno. Taglio, punta, taglio. Where I use the point of carabin and the cutting line. Twirly, punta, twirly. So, in the first movement we will use the twirly. The second movement a point of carabin. And in the third movement, the twirly again. E sviluppo delle sequenze a tre. And at the end, I developed three sequences to learn how to use the carabin. Poi lo fa
faccio girare da sotto. And then I rotate the car a bit in the lower line. Uno, sotto. From lower to hit by opponent. Vado ad agganciare. So in this case I pull my opponent. Strappo. Punta. And then I use the point of karambit to hit my opponent. In this case I tear my opponent and then I use point of karambit to hit him. Tear and hit. In questo caso tiro e avanzo. In this case I aggancio, pull the opponent, tiro e avanzo, and then I forward go into my opponent. In this way. E anche qui posso lavorare. Taglio, aggancio, strappo, punta. So in this case I tear my opponent and I use the point of karambit. Punta, aggancio. I use the point of karambit and tear my opponent. In this example, I can see point and tear. E creo, quindi può essere tearly, punta. Oppure punta, clearly. In this case I can use the top of karambit and the clearly. Or clearly and top of karambit. E poi creo sequenze da tre. Taglio, clearly. I can use now top, clearly. Punta, clearly. Top of karambit and clearly. Again. So in this case I will create a sequence with the three movements. Dove posso lavorare altezza media e bassa. So I can see I image an opponent and I work with medium and lower distance. Like this example that I hit my opponent and I tear him. L'ultima fase posso mischiare i due twirly diversi, quindi quello che passa da sopra e quello che passa da sotto con la punta. Ok, in this case I can use the twirly in the two way, in the upper line and lower line. And I use also the top of karambit. Quindi, sotto. In this case in lower. Strappo. Tear my opponent. Punta. The top of karambit. Twirly da sopra. And at the end the twirly. Quindi. Uno, due, tre. Facciamo assieme. These are the four movement. Basso, quindi partirò da qua. Nel mio avanzare faccio andare da sotto. In this case I use the karambit in lower part of opponent. Strappo. In this case I tear my opponent. Punta. And hit my opponent with the top of karambit. E twirly da sotto con la parte esterna.
and at the end the twirly of external part of carabine. Okay. Quindi uno, due, tre, quattro. These are the four movements to tear and hit my opponent. Può essere sotto come può essere sul suo braccio. Uno, due, tre. In this case I tear the opponent arm, hit him with the top of carabit, and at the end I use the twirly to cut my opponent. Logicamente lo posso, il tutto posso allegarlo al, senza fare twirly, quindi sì. Movimento su, fluido sulla linea. Okay. In the same manner I can use the carabit without twirly. La danza, come se danzo. With the dancing hands. E da qua parto, poi scelgo la sequenza, mettiamo twirly esterno e punta. In this case we will see the sequence with the external part of carabit and twirly and the top of carabit. Quindi faccio il mio movimento fluido e da qua parto con la sequenza 1, 2 e di nuovo fluido. So now we will start with the dancing hands, and at the end we will try to tear my opponent and hit my opponent with top of carabine. Quindi mi muovo. We are going to start with dancing hands. Twirly. After this, a twirly with external part. E riprendo. And at the end, with the top of carabine. A muovermi con il principio della danza delle mani, ma come se eseguendo le linee di taglio. I use the asterisk cutting line. Twirly. Punta e di nuovo. Dancing hands in the cutting line. Twirly, punta e di twirly, nuovo. Twirly and top of carabit. This is the first sequence that you can use. Seconda sequenza, esterna dalla linea dalla spalla sinistra all'anca destra. The second sequence is from left shoulder to right hip. Twirly, sempre esterno. External part of carabit for twirly and the top of carabit to hit your opponent. E riprendo. And then again, I start with the dancing hands. E riprendo. Uno, due, e riprendo. Dancing hands. And the external part of carabit for twirly and the top of carabit to hit my opponent. Okay. This is the second sequence about the carabit uses and the dancing hands. Quello che interessa a me, che devono capire loro. Quello che mi interessa che loro devono capire non è memorizzare la sequenza, ma il concetto di lavoro. In this case, the most important is not to memorize the sequence, but you have to learn the concept how to use this sequence in the normal way. Quindi, or normal use. Vedere come lavoro solo la danza, sviluppo solo il movimento della danza. In the first I develop the dancing hands. Poi la faccio col carabit. Without carabit. In the second way you use the carabit into dancing hands. Poi creo le sequenze senza twirly sulle linee di taglio.
So use your carabine with the cutting line. E mi concentro solo su quello. And you just work with the cutting line with carabine. Poi alleno solo il twirly, sopra e sotto. At the end, sopra, you use only sopra. The twirly with your movement. Poi prendo, lavoro solo con i movimenti di punta. So, after this you use only the top of carabine to hit your opponent. Poi comincio a prendere un tipo di twirly e lo monto con la punta, i colpi di punta. So, you create your sequence with just one twirly movement and the top of carabine, for example. Poi l'altro twirly e lo monto con la punta. So the other twirly movement. Poi mischio i twirly sopra e sotto. So you use you will use all sequence with all twirly movement. Poi monto tutto man mano, monto sulla danza pezzo a pezzo quello che ho sviluppato. So at the end you can use your movement with carabine. The twirly movement and the top of carabine movement with dancing hands. Le sequenze che posso creare sono infinite. You can create several sequences with this movement. E servono semplicemente per creare la coordinazione motoria interna del corpo. And in this case you will learn to use a internal movement of your body. Poi, dopo aver fatto creato tante sequenze, and you have to learn and to try several sequences with this movement. Il corpo ha sviluppato la sua capacità motoria. And when you try it again and again, your body memorized the concept about your movement with and without carabine. E sarà in grado da solo di muoversi e creare i movimenti. And at the end you create several sequences without any movement that you have memorized previously. Okay. Devono lavorare in maniera creando delle tecniche dove mi fermo e ripeto, quindi farò la mia sequenza. To learn in the right way the use of carabine, you have to create the sequence and you try this sequence in the several movement in the several day, the same sequence, to learn in the correct way the carabine use. E poi ho bisogno di creare un allenamento fluido e continuo. Movimento fluido e continuo per memorizzare dentro di me il movimento. Insomma, vuol dire che io devo ripetere. You have to repeat and repeat again the movement to learn in the correct way this movement. Con un ritmo. With a rhythm. Il creare una sequenza, ripeterla al ritmo come creare un loop. You have to create a loop with this movement to learn in the correct way. Come in maniera tale che il corpo può come ripetere sempre la stessa cosa al corpo, in maniera tale che lui lo può memorizzare. In order to memorize this movement. Se si creano troppi spazi non si crea il loop e il corpo fa più fatica a memorizzare. If you don't create a loop about this movement, your body don't memorize it. And you don't learn to use the movement in the correct way. Questo è molto importante per educare il corpo a muoversi. In this case, you have an education about your body in order to use the movement in the right way. And in the normal way. E poi legare nella danza, muovermi con la danza e creare delle piccole sequenze fino a quando vengono libere.
And in the first case, you have to learn the correct movement and to use the correct movement. But at the end, in your body, use this movement, this sequence, without memorization. Questo è molto importante. This is the most important, to use your body in the correct way. Ok. Adesso andiamo, se ci sono delle domande, che poi passo a un altro step per chiudere questo. So now we have some question. How to flip karambit? Yes, I got a question. Could you show us the rotation in a horizontal way? The rotation, se fai vedere il movimento di rotazione. Allora, apertura. But horizontal, not the vertical, horizontal way. This way. Ah, okay. È lo stesso, cambia l'angolo della spalla, il movimento della mano è uguale, cambia l'angolo della spalla. You have to change the shoulder angle. Il movimento qua è sempre uguale. But the movement from forearm to wrist is the same. But you have to change the shoulder angle. This is one way or in more ways? È un modo o è sempre così? È un modo o è sempre sì, su tutti i modi? Su tutti i modi è l'angolo che cambia, l'angolo della spalla che cambia. In every way you have only to change the shoulder angle. Anche in come se vado a fare qua. Also if you use the cut line, you just to change your shoulder angle. Rotate this in a horizontal way. Is it just one way or more ways? In un modo o in più modi per rotare il karambit. Allora posso ruotarlo da qua a là ad aprire. Mi posso ruotare ad aprire. Quindi l'arma è qua e vado ad aprire. In this way you can open your karambit. Posso andare a chiudere. Close your karambit in the second way. Allora, nell'aprire il palmo della mano va verso il basso. In this case your palm is in the lower way. Nel chiudere il palmo della mano va verso l'alto. When you close karambit the palm is in the upper way. È come se vado a fare questo. Invece da sotto vado a passare okay. E in base a come metto il palmo della mano ok, palmo verso il basso 1. Palmo verso l'alto, passa. Ok? Dallo stesso angolo, se ho il palmo verso il basso e vado ad aprire, passerà sopra in esterno. In this case, with the palm in the lower manner, I open karambit. Ok? E vado a tagliare con l'esterno. And I cut my opponent in the external part. Dalla stessa posizione, se ho il palmo verso l'alto, in this case, if I have the palm in the upper case, I use internal part of karambit. In this case, you use the internal part of karambit. Okay.
Bien. Ok. Se vado col palmo verso il basso. With palm in the lower manner. E vado a tagliare. I cut my opponent. Ok. Palmo verso l'alto. A palm in the upper case. I tear my opponent. I tear my opponent and I pull him. Di qua, palmo verso l'alto. The palm in this manner, I cut my opponent. Palmo verso il basso. The palm in this manner, I tear and I pull my opponent. È tutto come... Grazie. The important is... C'è sempre una solo un passaggio. Vuoi da sotto o da sopra, in base a come metto la mano. Is important how to use your handle. How to handle your palm. In this manner or in the other manner. Posso lavorare qua. Ok, adesso bevo solo un sorso d'acqua. Andiamo, se non ci sono altre domande passo, andiamo avanti, se riferito a queste cose qui. If you have any other question, se non vado avanti, it's ok. It's ok. It is ok. Adesso andiamo a vedere come le linee che abbiamo sviluppato, noi le abbiamo sviluppate tagliando, per tagliare, però possono essere usate sia in fase d'attacco che in fase di difesa. So, in this case, I have seen the cutting line, only the cutting line, in the opponent manner. E quando lavoriamo con i movimenti, quindi c'è il concetto di movimento neutro, quindi è un movimento, faccio così col braccio. If I use a simple movement, può tagliare, I can cut my opponent, può deviare, or I cross my opponent, può liberarsi da una presa, or I can I can get rid by my opponent. Ok. Posso tagliare. I can cut my opponent. Viene col pugno. Deflettere. Quindi. I deflect my opponent. Libera. So, I can get rid of my opponent. Is un movimento neutro. This is a simple movement without a scope. Il movimento neutro si apre in